In Europa sta succedendo una crisi energetica. I prezzi, sia soprattutto del gas, ma anche del petrolio, stanno aumentando. Stanno aumentando anche i certificati di emissione, i prezzi dei certificati di emissione di CO2, e questo ovviamente ha delle ripercussioni anche sul prezzo finale di noi consumatori per quanto riguarda l'energia. Quindi, di base, in tutta Europa si sta avendo un aumento dei costi dell'energia. Perché tutto questo? Le cause sono molteplici, cercherò di riassumervele adesso. Partiamo dall'inizio di quest'anno, del 2021. A quanto pare l'inverno in Europa è durato più del previsto. Nel senso, a livello di calendario è finito quando doveva finire, ma a livello di temperature si è prolungato più del previsto, andando fino ad aprile e anche maggio. Come ho detto, l'inverno a livello di temperature è finito verso maggio, proprio il periodo in cui le persone hanno iniziato ad uscire, l'economia è ritornata a crescere, le attività commerciali sono tornate ai livelli pre-pandemia sostanzialmente, e quindi un'ulteriore richiesta del mercato, da parte del mercato, di grandi quantità di energia. E quindi c'è stata una grande domanda di energia che ha impattato non solo ovviamente l'offerta che poteva dare il mercato in quel momento, ma essendo stata una grande domanda, ha anche, diciamo, rosicchiato le riserve di energia che tendenzialmente nei periodi estivi tutte le economie sviluppate, le società che gestiscono queste cose, quindi le società energetiche, in genere d'estate fanno riserve per l'inverno. Quindi acquistano risorse energetiche o magari contratti di acquisto di risorse energetiche per il futuro per aumentare le risorse e quindi affrontare meglio l'inverno. Tutto ciò non è successo per queste due ragioni, e quindi un aumento dei consumi durante la prima parte dell'anno a causa dell'inverno che è prolungato più del previsto, e poi dalla ripresa dell'attività economica. Ma nella sfiga di tutto ciò ci sono state anche ulteriori difficoltà da parte appunto delle imprese produttrici di energia, tenendo conto comunque che una delle principali fonti per generare energia elettrica, ad esempio, è il gas. Ma dall'altra parte sono dei grandi impianti, soprattutto se non sbaglio in Inghilterra e in Norvegia, hanno subito dei forti arresti di produzione, soprattutto in Norvegia, proprio in questi mesi ci sono stati dei lavori di manutenzione straordinari, quindi sono terminate le scorte. E in più, nel mare del nord c'è stato poco vento quest'anno, e quindi tutte le risorse energetiche provenienti ad esempio dall'eolico sono state molto scarse, perché è stata appunto una stagione poco ventosa. Quindi, come vedete, insomma, questi anni sono veramente un po' tanto sfigati. Non basta una problematica così importante come quella del Covid, ma si susseguono anche altre sfighe. È incredibile in questo senso quello che sta avvenendo. E in più, proprio in questi ultimi mesi, da parte della Russia stanno arrivando poche risorse di gas rispetto al previsto. Alcuni pensano che sia questa mancanza di risorse, non mancanza, questo arrivo di risorse in misura minore rispetto al previsto, sia dovuta a una scelta volontaria da parte di Gazprom e ovviamente da parte del governo russo, perché, e vi accennavo, il gasdotto Nord Stream 2, proprio per ritorsione nei confronti di questo gasdotto che è ultimato, è pronto a partire, ma ancora aspetta il via libera da parte dell'Unione Europea. E quindi alcuni giornalisti esperti stanno notando che probabilmente c'è lo zampino di Putin in questa mancanza di approvvigionamento sufficiente di gas come ritorsione per spingere avanti il discorso Nord Stream 2 e quindi far partire questo nuovo gasdotto, insomma, come una vera e propria ritorsione nei confronti dell'Unione Europea. Ciao Adr4235, benvenuto.
E quindi c'è sostanzialmente un eccesso di domanda di energia nei confronti di una, di un'offerta da parte delle imprese produttrici di energia molto di minore rispetto a quella appunto richiesta dal mercato. Come vi ho detto, in tutta questa storia c'è anche un aumento dei prezzi dei costi di emissioni di CO2 che stanno aumentando nell'ultimo periodo. E quindi tutto questo sta provocando una crisi energetica abbastanza importante all'interno di tutta l'Europa. È stata colpita la Spagna, è stata colpita l'Italia, se ne sta parlando molto, e proprio uno o due giorni fa il governo ha erogato delle sovvenzioni per appunto cercare di ridurre l'aumento dei costi della bolletta per i cittadini italiani. Sono il Giorgio del futuro rispetto agli spezzoni che avete appena visto provenienti da una live di Twitch di questa settimana, giusto per aggiungere un paio di cosette. Ora, nonostante gli aiuti del governo, le bollette di luce e gas aumenteranno comunque proprio da oggi, 1 ottobre. Infatti per la luce siamo al più 29,8% rispetto al trimestre precedente, mentre per il gas siamo ad un aumento pari al 14,4%. Senza gli interventi dello Stato, l'aumento di bollette di luce e gas sarebbero stati pari al 45,30%, quindi molto superiore rispetto a quanto lo stiamo vivendo adesso. E poi, in tutta questa storia, non vogliamo parlare anche del Regno Unito? Infatti nel Regno Unito la situazione sembra ancora più interessante, in quanto da agosto fino ad adesso sono fallite ben 10 società che forniscono energia nel paese. Questo ovviamente perché stanno fondamentalmente producendo sotto costo, visto che i prezzi dei contratti che sono stati definiti magari qualche mese fa, addirittura un anno fa, hanno dei prezzi molto più bassi rispetto ai prezzi attuali dell'energia. E quindi sostanzialmente si stanno trovando in forti difficoltà, addirittura 10 società sono fallite, lasciando per strada, in realtà no, perché tutti questi utenti sono stati trasferiti in altre compagnie energetiche, addirittura 1.700.000 utenti. Non si sa quanto potrà ancora durare questa crisi energetica, ma molti si aspettano che potrebbe durare anche addirittura tutto questo inverno, in quanto appunto le scorte sono poche, le fonti da cui approvvigionarsi dell'energia stanno avendo questi problemi che potrebbero non essere transitoria perlomeno almeno fino alla fine di questo inverno. Staremo a vedere cosa succede. In un video sul secondo canale spiegherò anche come difendersi in qualche modo da questo aumento dei prezzi delle bollette, soprattutto del gas e dell'energia elettrica. Quindi vi aspetto sull'altro canale, sul secondo canale, dovrebbe uscire tra qualche giorno. Ci tengo anche a ringraziare Cristian Capuano, che è uno dei manager di questo canale, perché si è abbonato a Prime e quindi tra i vari benefit ha anche la possibilità di firmare ogni video che esce su questo canale. Quindi lo ringrazio, e se volete seguire il suo buon esempio basta andare qui in descrizione, seguire il link su Patreon e scoprire tutte le novità che offro su Patreon. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati fin qui e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!